Salve a tutti ragazzi e bentornati ancora una volta dai due giocatori. Io sono PayJumper08 e oggi vi mostrerò come fare la missione di Parigi Guastafeste, una missione che a me particolarmente non piace, non perché non mi piace la città, non perché non mi piace la lingua, perché non mi piace come l'hanno strutturata la missione, però ci proveremo. Niente ragazzi. Ho il cavo di fibra che non dovrebbe servirmi, poi ho il mitico costume dell'avarizia, le monete dell'avarizia, la mia pistola Silver Baller MK2 e il cavo di fibra classico, che se tutto va come i piani non dovrebbe servire. Adesso bersagli sono questi due, uno è russo e una potrebbe essere francese. Allora. Welcome to Paris 47. Ok, ragazzi, noi The show is siamo just a about to start. Parigi. This is the red carpet. Diana ci parla perché questa è una missione del primo. La missione del terzo. Abbiamo visto che ci parlava Lucas Gray. Forse continuerà così, forse no. Speriamo. La nostra Diana torni. Allora, adesso andiamo nella sala della sfilata di moda, a destra. Andiamo di qui, usciamo fuori. Uscendo fuori noi andremo di qua, noi prenderemo le nostre monete e l'avarizio, monete semplicemente ragazzi, e le andremo a lanciare lì. Dobbiamo in qualche modo fregare quella persona qui. Quella persona lì. Adesso prendiamo quella moneta e lanciamo anche lì. Così diamo un vantaggio a quella persona lì. Questo torna, lo stordiamo. Dobbiamo essere iper veloci a metterlo dentro e a prendergli l'invito. E lei riprendiamo la nostra moneta, ragazzi. Adesso entriamo con l'invito che abbiamo preso a questa persona. Ovviamente dobbiamo mostrarlo, se no. Scusate, se no, che abbiamo stordito una persona fuori, ragazzi. Entriamo. Andiamo con la nostra destra. E entriamo qui. Ci potrebbero chiedere l'invito, ragazzi, perciò non siate subito convinti che potrete entrare correndo. Poi saliremo le scale e andremo qui. E poi apriamo questa porta. No, non è qui. Allora, ok, noi facciamo passare questa guardia armata. Andiamo lì qui, è già l'intrusione. Entriamo subito qui. Dobbiamo distruggere quella telecamera, poi andare a prendere il telecomando per i fuochi d'artificio. I fuochi d'artificio serviranno come il formaggio per il topino, nel senso come il diversivo molto più grande, e l'abbiamo preso ragazzi. Adesso dobbiamo passare. E ci abbiamo fatto già una strada. Addio monete dell'avarizia, ragazzi, ma non importa, noi ce l'abbiamo lo stesso. Saliremo le scale in un modo o nell'altro. Ok, e dovremmo raggiungere il piano più alto dell'edificio. È qui. Scusate, troveremo l'asta. Qui all'asta, noi ci dovremmo sedere qui, no, qui no. Qui, adesso io ho azionato i fuochi d'artificio, qui dovremmo fare l'asta e adesso con il nostro bersaglio dobbiamo isolarla, ragazzi, dobbiamo fare in modo che nessuno la veda e dovremmo essere certi che l'altro bersaglio sia coordinatamente sotto di lei.
Perché? Adesso ve lo spiego subito perché. Perché adesso che ho attivato i fuochi d'artificio, se non li attivavo non funzionava questa cosa, ragazzi. È vero. Il bersaglio è lì. Adesso lei dovrebbe andare a posizionarsi esattamente sopra di lui, ragazzi. Ecco fatto. E adesso vi spiego il perché. Perché adesso ne la buttiamo. E facendo ciò uccidiamo sia lei sia lui. E ce ne andiamo. Noi non abbiamo visto niente. Non sappiamo nemmeno. È stato ucciso qualcuno? No. Per niente. Chi è stato ucciso? Sì, sì, guardate la stella cometa dal soffitto. Adesso. Cappio. Dove che si è andato? Ah, è qua. Anche questo. Allora, vediamo un po'. Anche qua li guardano la stella cometa. Vabbè, lì ci posso capire la finestra. Posso capire che avete gli occhi un po' distorti. E ce ne andiamo. Da dove siamo venuti? Non dobbiamo. Se volete avere molto. Se volete avere volete rischiare, andate di là. Io, ragazzi, ho capito che da Dubai in poi. A Dubai volevo rischiare. Adesso no. Voglio andarmene da dove sono arrivato. E cioè, andando di qui. Andando non di lì, ma da qua. Da qua. E dalla fontana in poi. Al tappeto rosso. Altro, ragazzi, è comodo. Cioè, bellissima è rimasta lì che hanno fatto. Ok, ragazzi, direi che per questo episodio posso essere tutto. Spero che questa guida sia vi sia servita. Ci vediamo con una prossima top 10, top 5 o un altro episodio di Hitman. Ciao!